Il Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ha fissato al 29 novembre la ripartenza del campionato di Serie D. La questione però è legata all'adozione di un protocollo validato da CTS e Governo che consenta da un lato di tutelare la salute degli atleti, dall'altro di preservare la regolarità del campionato. Il tutto attuando delle misure che siano compatibili con la forza economica media delle 166 società per le quali attuare i protocolli previsti tra i professionisti sarebbe arduo. Come confermato dal presidente della LND Sibiglia in alcune dichiarazioni nei giorni scorsi, un fattore fondamentale del protocollo in fase di redazione è l'utilizzo dei test antigenici rapidi, meno costosi dei molecolari e con tempi di diagnosi più celeri. E che sia necessario un protocollo per ripartire il 29 novembre lo si capisce ancora di più guardando quanto sta accadendo in questi giorni. La LND contava di impiegare questo periodo di sosta per giocare le tante partite rinviate nel mese di ottobre, ma anche il calendario dei recuperi continua sistematicamente a saltare. Nel solo girone F domenica scorsa si sarebbe dovuta disputare Giulianova Cinzia Albalonga, poi rinviata per una positività nel gruppo squadra giuliese. Per domenica prossima è già stato rinviato a data da destinarsi il recupero di Rieti Porto Sant'Elpidio per casi di positività nel gruppo squadra reatino. Nel girone l'unico match fissato per domenica prossima resta dunque Matese-Aprilia, coi pontini che hanno giocato solo le prime tre giornate di campionato per poi non poter più disputare altre partite a causa del virus. Un match però a rischio se nei prossimi giorni dovesse spuntare un caso in una delle due squadre. Più in generale, in tutta la Serie D, delle 34 partite ricalendarizzate per domenica prossima, 15 novembre, già 14 sono state ulteriormente rinviate, alcune al 22 novembre, altre a data da destinarsi. Serve dunque un protocollo che consenta ai negativi di allenarsi e scendere in campo, mentre ora un caso negativo manda tutto il gruppo in isolamento per almeno 10 giorni, senza allenamento, senza partite. Così, in attesa di novità su questo fronte, tra le abruzzesi la prima a tornare in campo sarà la Vastese, che mercoledì 18 novembre giocherà ad Aprilia. In quella stessa data, a rischio rinvio Porto Sant'Elpidio Giulianova per i termini di decorrenza dell'isolamento fiduciario del Giulianova. Per il 22 novembre sono al momento programmate Vastese Agnonese e Notaresco Aprilia.